troviamo a Orvieto, esattamente presso la casa del capitano del popolo. Tra poco, all'interno della manifestazione Orvieto, città del gusto, dell'arte e del lavoro, qui inizierà un congresso condotto dalla Dominga Cotarella e dal celebre giornalista Bruno Vespa. Il tema dell'incontro è arte, cultura ed enogastronomia, territorio e nuove professioni. È assolutamente un'intuizione straordinaria per promuovere appunto l'eccellenza agroalimentare ma anche turistiche di questo territorio, e coniugare cibo, arte, qualità del territorio credo che è il veicolo migliore oggi per promuovere la nostra grande Umbria e questo territorio più specifico di Orvieto. È una iniziativa molto importante che vuole collegare la gastronomia con la cultura. Il cibo è un elemento fondamentale della cultura di un territorio, bisogna riuscire a trasmettere questo elemento. Un cibo è qualità, un cibo è ambiente, un cibo è cultura. L'insieme di questi aspetti vanno affrontati assieme perché diventa l'elemento vero di competitività di un prodotto, di una produzione e quindi anche di un territorio. Siamo contenti della giornata, di questo incontro. Si è parlato di arte, si è parlato di cultura, si è parlato ovviamente di turismo. Noi crediamo fortemente che il territorio ha un potenziale pazzesco. Ognuno di noi, nel privato, le istituzioni, il mondo pubblico, ognuno di noi deve contribuire affinché il territorio possa essere sempre più consapevole di questo potenziale, avendo chiaro l'obiettivo da raggiungere, avendo chiaro il percorso e certamente nel rispetto del passato, nel rispetto della storia, nel rispetto di quelle che sono le origini, ma portando tutto questo a quello che è il momento attuale, modernizzandolo, facendo sistema e facendo squadra. Devo dire che sono contenuti apparentemente distanti, diversi, ma che hanno un fil rouge, che hanno un comune denominatore, che è la valorizzazione del nostro territorio, del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, enogastronomico, e tutto questo, se si riesce a metterlo al sistema, diventa anche uno strumento per altri mondi, per altri settori. Oggi si è parlato, no, di un approccio olistico, è proprio questo, mettere insieme mondi apparentemente distanti ma che in realtà grazie al cibo, grazie all'enogastronomia possono stare insieme nello stesso sistema. Oggi credo che abbiamo mostrato un po' l'avanguardia di questa esperienza che stiamo costruendo insieme con Fondazione Cotarella e con il Consorzio, e stamattina abbiamo presentato la manifestazione, diciamo più nel dettaglio, ma questo approfondimento di oggi pomeriggio con un parterre nazionale e anche internazionale direi è stato di grande importanza, ma soprattutto ci ha dato degli spunti di riflessione assolutamente importanti e preziosi. Cosa bella di questo convegno, cioè vedere la progettualità, l'idea di fare squadra. Il cinquecentenario di Luca Signorelli e del Perugino è stata un'occasione per mettere insieme le tante potenzialità di questa regione, che sono fantastiche dal punto di vista delle bellezze artistiche, delle bellezze naturali, delle bellezze enogastronomiche, metterle tutte insieme per fare un grande salto in avanti. Devo dire che sono rimasto molto molto confortato, io che sono un ottimista di natura, sono rimasto veramente molto contento. È stata una bellissima giornata, devo dire, tanti spunti interessanti, ma soprattutto una bella partenza per la prossima edizione di Orvieto con gusto, con l'arte, e quest'anno anche con il lavoro. Perché una parte, diciamo, del dibattito, della progettualità sarà proprio concentrata su queste nuove forme di formazione professionale per i giovani, per prepararli all'impresa, per prepararli a sostenere la nostra economia locale, che è principalmente basata sul turismo. E quindi, diciamo, Orvieto col gusto, con l'arte e col lavoro non poteva che iniziare con i migliori auspici. Tanto interesse, e una sala gremita come poche volte si vede, complimenti a chi l'ha organizzata, principalmente a Dominga Cotarella, e soprattutto ecco, avere un'interlocuzione anche con grande giornalista Bruno Vespa, che ha saputo condurre una giornata e tirar fuori degli spunti di cui faremo tesoro.